C'è stata l'idea di questo libro, che poi è un'idea della Gambarina, non è nemmeno una mia idea. La Gambarina voleva fare qualche cosa di proprio per l'850esimo. Elena, Teseo, gli altri amici, insomma, esprimono questa idea. In realtà un lavoro c'era già, che era quello del calendario 850 Alessandria d'Argento, però tutti assieme non lo consideravamo proprio l'elemento centrale da lasciare alla storia per gli 850 anni di Alessandria. Ciao Massimo. Ciao. Ma ci voleva qualche cosa d'altro. E dato che la Gambarina è un'istituzione che parla di persone, del loro modo di essere tutti i giorni, nella quotidianità, abbiamo detto come mai non ragionare su un tema che è quello della vita quotidiana al tempo della fondazione, che è un tema che fa tremare le vene ai polsi. Quando lo dissi un po' per annunciarlo al circolo della stampa, molti colleghi mi dissero: sì, ma dove vai a trovare le informazioni, le inventi? E in effetti non è stato facile trovare le informazioni, ma si sono trovate. Ci sono 400 pagine insieme a Teseo in un libro dove dialoghiamo, c'è anche una sorta di artificio letterario, non tanto alla Manzoni, in cui diciamo di trovarci sul Ponte Meyer. Questa è un'invenzione di Teseo, di trovarci, non poteva essere un'invenzione mia perché ero interessato alla questione del Ponte Meyer, l'ha inventata Teseo. Ma lui era d'accordo. Io ero d'accordo, sì, sono d'accordo, io sono sempre d'accordo, però non potevate pensare che così uscisse da me, insomma, non caricatemi di questa colpa. Ho già fatto il ponte, qui basta. Ci siamo trovati sul Ponte Meyer, abbiamo incominciato a parlare di questioni connesse alla vita di Alessandria, alla sua origine, uno arrivato da una parte, uno arrivato dall'altra, quindi pontefici, no? Nel senso che ci siamo trovati sul ponte a costruire qualche cosa di diverso e abbiamo incominciato a parlare. E il parlare, il dialogo è diventato l'elemento essenziale del libro, perché il libro è un dialogo continuo fra Teseo e Piercarlo, con incursioni di Mauro Remotti su alcuni temi. Ogni tanto lo chiamiamo, ipotizziamo di chiamarlo, siamo qui alla Gambarina che stiamo parlando tra di noi su qualche tema, ma non sappiamo, allora chiamiamo Mauro che magari ha approfondito, che magari è andato a vedere la statua di Gagliaudo col formaggio sulla testa e non sa se è il gorgonzola o uno stracchino oppure cose di questo genere. È ovvio che il libro è più serio dei suoi autori, o almeno di uno dei due autori, che è quello che sta parlando, nel senso che nel libro evidentemente abbiamo trovato molte delle condizioni di vita degli alessandrini dell'epoca, e questa è la cosa forse più straordinaria. Poi anche Teseo ve ne parlerà, perché è l'operazione di ricerca più profonda che noi abbiamo fatto. Del resto, voi se prendete un qualsiasi documento su cui magari nel 68 hanno lavorato grandi storici, dico nel 68 perché c'era l'ottavo centenario, l'ottocentesimo di Alessandria, e si fece un congresso storico italiano straordinario qui in Alessandria, i cui atti ci sono rimasti per fortuna, e questi storici che vanno da Cognasso a Gribaudo, allo stesso Vima, insomma, che era uno storico importante per Alessandria, ma fu relegato in un convegno di quel genere, tanto per darvi l'idea, a chi comunicava accessoriamente rispetto alle relazioni dei grandi storici che erano impegnati. Bene, su quel libro ci sono tanti spunti, tanti aspetti, ma non c'è un'idea di occuparsi della vita quotidiana. Però quegli stessi documenti, noi siamo dei divulgatori, non siamo degli studiosi, non passiamo
la nostra vita negli archivi, anche se qualcosa di nuovo l'abbiamo comunque scovato, quegli stessi documenti che servivano magari a indicare che c'era un particolare evento, esprimevano anche come per esempio si andava dal notaio, perché si andasse dal notaio, quanto valesse un campo, quanti buoi ci volessero per comprare mezzo ettaro, insomma queste cose che a noi interessavano. Direi che l'operazione è di archeoantropologia culturale, per essere insomma più aderenti, non è un'operazione storica secca, è un'operazione di antropologia culturale portata a quei tempi. È un po' come coloro che leggono i cerchi degli alberi e risalgono alla vita di quella pianta. Noi abbiamo fatto quel lavoro lì e ci siamo occupati molto, non tanto di quello che poi succedesse in Alessandria, anche se poi abbiamo dedicato gli ultimi 2 o 3 capitoli a questo, ma quanto succedesse prima che Alessandria nascesse, per trovare una ragione alla nascita della città, perché la nascita della città è stata variamente spiegata, ma non sempre c'è stata una ragione o è stata spiegata o sono state spiegate ragioni razionali. Questa storia della Lega Lombarda è una storia che arriva dopo, è una copertura politica. La città non nasce per questo. La città, secondo noi, nasce soprattutto per spinta demografica. In quel periodo, ecco perché l'incubatrice, che è il primo elemento del nostro titolo, in quel periodo vi era un clima più alto, vi era un clima più favorevole, c'era un innalzamento della temperatura media di 0,6 gradi, questo favorì le coltivazioni, limitò le mortalità infantili, consentì a più persone di arrivare in età fertile e quindi a sua volta di riprodurre e rimoltiplicarsi. Quindi ci fu una pressione demografica, perché mentre prima intorno a questi borghi che costruiscono Alessandria vi sono delle curtes, che sono delle curtis, vi sono dei contadini che vivono intorno al castello del Signore, che anche lì sul castello abbiamo condotto degli approfondimenti, poi pian piano non ci stanno più. E allora cercano nuovi sedimi e guarda caso il nuovo sedime è una stretta, non è nemmeno una piana, è una stretta fra due fiumi, perché la Bormida per esempio passava poco distante dall'attuale arco di Piazza Genova, di Piazza Matteotti, e oggi sta a 3-4 chilometri. E quindi lo spazio da riempire era molto più piccolo di quello che noi pensiamo oggi e soprattutto era pieno di acquitrini, paludi e non tutto era utilizzabile per costruire una città. Però in realtà molti si muovono per pressione demografica. E poi soprattutto c'è un altro elemento, c'è l'elemento che l'acqua è il vero petrolio dell'epoca. Quindi stare in mezzo tra due fiumi non vuol dire solo stare in mezzo alla congerie continua delle alluvioni e delle esondazioni, vuol dire avere l'acqua che è un elemento di ricchezza inestimabile all'epoca, e quel giacimento di acqua, perché questa è proprio la parola giusta, il giacimento viene sfruttata per vivere quotidianamente ad un certo livello rispetto a chi l'acqua non l'avesse. Pensate solamente ai mulini ad acqua e alla straordinaria storia di una trasformazione da rustico in imprenditore di coloro dei mugnai che vi lavorano all'interno. Quindi anche questo cerchiamo di mettere, e dall'invidia che fa questo signore, che anziché coltivare i campi prende la coltivazione dei campi, la trasforma in poco tempo e ne trattiene una parte come retribuzione del proprio lavoro,
quindi capite anche la tensione che in allora si respirava tra i rustici, cioè i contadini, e i mugnai, che poi si trasporta, ma è Manzoni che ve lo racconta, tra i rustici, i contadini, il popolo e i panettieri. Cioè c'è tutto un percorso, insomma, che parte da di lì e che per secoli rimane uguale, fino a quando la industria non dà la speranza che tutto sia moltiplicabile. In realtà allora c'era solo un elemento che governava la nostra vita qua. Cresceva uno in più, bisognava allargare il campo per seminare più roba e per avere più alimenti da dare a questo che cresceva. Cresceva uno in più e bisognava avere una dispensa che non rimanesse mai vuota. Cresceva uno in più e bisognava avere delle tecniche di conservazione dei cibi. E quindi quando, questo è un elemento di, poi passo la parola a Teseo, ma è un elemento di tensione o di polemica che noi facciamo con Luigino Bruni. Luigino Bruni è certamente un guru della cucina alessandrina, non si discute, eccetera, ma dire che la cucina alessandrina nasce nel 500, nel 600, peraltro non avendo neppure testi che lo confermino per quell'epoca, e pensare che prima fossero solo disposti ad alimentarsi per sopravvivere, non è vero. In realtà la cucina era un insieme che partiva dalla coltivazione del campo e arrivava fino alla conservazione in dispensa dell'alimento e poi alla sua manipolazione. Poi la cucina medievale è diversa dalla nostra cucina, questo sì, perché la nostra è una cucina analitica. Per noi una rapa deve sapere di rapa, per noi un cavolo dentro a un piatto deve riconoscersi come gusto. E anche sul gusto e sul sapere, sui sapori, facciamo delle valutazioni. Per coloro che stavano nel Medioevo, parlare del Medioevo, insomma, parliamo del XII, del XIII secolo, non di più, per coloro che vivevano allora, la cucina era di tipo sintetica. Se mettevamo assieme più cose, dovevano prendere un gusto diverso rispetto agli ingredienti originali. E la cucina si collegava agli umori, e gli umori erano degli uomini e delle donne, l'essere umidi o l'essere secchi, l'essere caldi o essere freddi, che erano i quattro umori medievali che regolavano un po' tutta la materia. Insomma, tutte queste cose che andavano bene ad Alessandria come a Mantova, presuppongo, ma in realtà noi le abbiamo individuate e correlate e trovate intorno a quel libro.